Buonasera Focus TG, ben ritrovati. Parliamo dell'inquinamento che torna decisamente a mordere in Veneto, molto alti livelli e molte città chiudono. Questa mattina abbiamo avuto segnalazione ufficiale dell'ARPAV che siamo subentrati dopo 4 sforamenti nell'alerta arancione. 4 giorni consecutivi di smog alle stelle, scatta a Treviso come in tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, con la sola eccezione di Belluno, l'allerta arancio. Stop dunque dalle 8.30 alle 18.30 alle auto diesel fino ad Euro 4. Restano le limitazioni del livello verde per gli altri mezzi, i furgoni diesel fermi fino all'Euro 4, le auto a benzina fino ad Euro 1 e i ciclomotori a due tempi Euro 0. Le concentrazioni di PM10 nell'aria registrati dalla centralina ARPAV di via Lancelli di Novara da giovedì 14 febbraio hanno sforato quotidianamente i valori massimi consentiti di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, facendo così scattare l'allerta arancio. I treviglieri non potranno più circolare con le Euro 4 diesel, ovviamente salvo le deroghe previste, che sono molte. Consiglio a tutti di andare sul sito del comune per capire quale deroga utilizzare per evitare di bloccare la propria attività produttiva. E se la cappa di smog che inquina l'aria non si dissolverà, e purtroppo le previsioni del tempo non promettono pioggia o vento nei prossimi giorni, lunedì prossimo potrebbe scattare l'allerta rossa. E ci auguriamo, ripeto, le condizioni che ARPA ci dà sono quelle di un generale miglioramento della situazione, e ci auguriamo di non entrare in questa situazione. In quel caso l'allerta rossa prevederà il fermarsi anche di quelli che sono i mezzi commerciali per una fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30. Unica nota positiva del clima di questi giorni, e cioè le temperature particolarmente miti nelle ore centrali della giornata, è quello di spingere i cittadini ad abbassare il riscaldamento di case e negozi, limitando quindi le emissioni inquinanti in atmosfera. Considerando che oggi ci aggiriamo attorno ai 14 gradi e sicuramente la minima sarà più bassa, e pensiamo che comunque i trevigiani cominceranno a utilizzare meno quello che è il riscaldamento domestico e parallelamente anche le aziende e le attività commerciali, e a quel punto l'effetto smog diminuirà per emissione minore di PM10 dato dalle caldaie. Ma l'anomalia climatica sta facendo sentire i propri effetti anche sull'agricoltura, con la Coldiretti che lancia l'allarme. Il caldo sta predisponendo alla ripresa vegetativa soprattutto le piante da frutto, rendendole particolarmente vulnerabili all'eventuale prossimo arrivo di una nuova ondata di gelo, con danni incalcolabili sulla produzione. Ancora inquinamento, una situazione analoga si sta vivendo anche a Padova. Ancora 4 giorni consecutivi di sforamento dei livelli massimi di PM10. Il problema dello smog a Padova è talmente costante da avere perso i connotati dell'emergenza, per presentarsi ormai come una criticità strutturale con tutto ciò che ne consegue. Con ben 124 microgrammi a metro cubo d'aria, un livello altissimo se si pensa che il limite massimo stabilito per legge è di appena 50, la città del Santo si conferma la più inquinata del Veneto. Un primato che oramai sta diventando tristemente abituale quanto le limitazioni al traffico che implacabili entreranno in vigore almeno fino a venerdì. Dalle 8.30 di martedì dunque scatta il semaforo arancione, che significa divieto di circolazione per tutti i veicoli privati e commerciali alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1 e per veicoli privati e commerciali alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Un divieto che per i privati a diesel arriva fino all'Euro 4. Non potranno circolare nemmeno motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 1 gennaio 2000. Le previsioni meteo con venti deboli e senza precipitazioni, spiega ARPAV, non aiutano. Purtroppo il tempo non cambierà molto, infatti persisterà ancora l'alta pressione e anche sulla nostra regione, quindi condizioni di tempo stabile con inversione termica ancora marcata, che favorirà quindi il ristagno degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Quanto durerà questa situazione? Beh, perlomeno per tutta la settimana. Purtroppo ancora una volta una nuova tacca nella lunga serie degli incidenti mortali, parliamo di Zero Branco in questo caso.
Il fratello era morto in un incidente stradale lo scorso anno mentre era a bordo dell'auto condotta da una ragazza. Ora è lui, un 21enne di Zerobranco di origini marocchine, a rischiare di dover rispondere di omicidio stradale, quello dell'amico Clismangini, il 19enne di Zerobranco, che ha perso la vita ieri all'alba in via Mure a Merlengo di Ponzano. Era seduto al posto del passeggero Clisman quando la Mercedes classe A ha preso velocità ed è finita fuori strada abbattendo un palo di cemento della rete elettrica e ribaltandosi su un campo. Un impatto violentissimo, come raccontano i testimoni, tra cui l'ex consigliere comunale Alessandro Lemesin. La velocità era altissima, perché quel palo a luce che io ho sostituito è stato troncato come un salame col coltello, cioè di netto. Una roba impressionante, guai corre moltissimo, guai corre molto molto velocemente, anche se tante curve, ma sia di giorno che di notte. Sul conducente la polizia stradale ha fatto eseguire i prelievi per verificare il tasso di alcol nel sangue. I due ragazzi feriti, così come gli amici arrivati poco dopo, hanno raccontato di aver trascorso la serata a bere tutti insieme. Una famiglia di origini albanesi inserita da anni, quella della vittima, riservata e lavoratrice. Appassionato di calcio, il 19enne studiava all'Istituto Palladio di Treviso. Questa famiglia aveva un unico, forse grande scopo, che i due figli andassero a scuola e potessero, come dire, migliorare, potessero fare fortuna qui da noi in Italia, insomma, e aveva dedicato tutto, per cui è anche difficile commentare questa roba qua. Il sindaco si affida allora a una poesia. La scritta Damiano Visenti è in dialetto. Dice: occhio vispo, scatto pronto, 3 secondi da 0 a 100. Occhio stanco, riflesso lento, 3 secondi. Sta attento, distrazione un momento, giovinezza sotterrà. Santi che dorme in una notte già sa, piange a tua ultima luna, già vedova del sole. Santi distanti da notte sbagliata, a canna del sopra non era un campo ma una strada. Se stua tua luce contro quella del lampion, finisse presto a partia se qualcuno sbusa un bion. Certamente non banale questo sindaco nel commentare la vicenda. Noi parliamo dello scontro che c'è in atto per la caserma Prandina per decidere a Padova che fare di quest'area in pieno centro. Non tutti sono d'accordo con alcuni commercianti che vorrebbero asfaltare tutto e fare un parcheggio. Una trentina di associazioni capitanate da Legambiente manifesteranno sabato pomeriggio sull'Iston per modificare una politica della mobilità che produce troppo smog, un ambito che comprende anche il futuro della Prandina. Secondo Legambiente, di parcheggi a Padova ce ne sono a sufficienza, non occorre crearne altri. Ci sono già 9.000 posti auto a servizio del centro storico, in parte sottoutilizzati, quindi non si sente la necessità di un nuovo parcheggio e di nuovo smog. 7.000 quali a servizio del centro, 2.000 nelle aree limitrofe, poi ci sono 3.000 parcheggi scambiatori. Bisognerebbe invertire le proporzioni. Cifre che stupiscono il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, che un parcheggio alla Prandina lo vorrebbe vedere aperto subito. Beh, è che mi indicano dove sono i parcheggi, perché non è semplicissimo, prima di tutto anche arrivare a Padova, perché non è una città che accompagna i parcheggi, ok? Sono poche indicazioni, questo lo ribadiamo da tempo, ma soprattutto i parcheggi, quelli che sono sparsi in zone magari che è difficile anche individuare, quelli non sono parcheggi accessibili. Il dibattito sulla destinazione dell'ex complesso militare sta assumendo sempre più i contorni di uno scontro che spacca la città in due fazioni apparentemente inconciliabili, che esprimono una visione del futuro diametralmente opposta. Organizzare prima di tutto il polmone verde e di organizzare tutta la zona limitrofa. Dopodiché si può discutere anche sul piccolo parcheggio a servizio del centro, basta che ci venga dimostrato che è veramente utile. Secondo i commercianti il senso c'è alla luce dell'apertura provvisoria del Park Prandina a Natale. Parcheggio di 250 posti auto adesso sia lì chiuso, senza motivo. È solo una contrapposizione politica più che pratica. Sarà dura arrivare a una sintesi in questa vicenda, insomma, asfalto contro invece un progetto per la città. Parliamo di ponti a rischio e gli enti pubblici chiedono aiuto alla regione.
Quel ponte va rifatto subito, perché veramente altrimenti blocchiamo un'intera area geografica. Il ponte che necessita di un intervento urgente lungo la Valsugana è quello tra Curtarolo e Piazzola sul Brenta, il cui stato preoccupa tal punto ad aver indotto la provincia di Padova ad un'ordinanza che impone un limite massimo di velocità di 30 km all'ora e il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 44 tonnellate in direzione Cittadella e di 18 in direzione Padova. Sono esentati dal divieto solo i mezzi destinati al trasporto di persone, i mezzi di soccorso e di mezzi addetti ai pubblici servizi. Per rifare il ponte occorrono 5 milioni di euro. Dall'Alta Padovana parte un appello alla Regione. La provincia ha messo già 2 milioni e mezzo. Non sono sufficienti. Io con i sindaci con cui mi sono incontrato più volte chiediamo alla Regione un intervento. C'è una progettazione per rifarlo, dobbiamo rifarlo e dobbiamo mettere in sicurezza e soprattutto dobbiamo ridare a PIL, oltre che PIL economico, a quell'area che non può sopportare una chiusura, una limitazione del traffico così pesante. Parliamo di lavoro e di crisi che riguardano grandi aziende. I lavoratori della Mantovani oggi hanno protestato a Fusina. Quello che sta succedendo è veramente un peccato, anche perché soprattutto sull'estero, ma anche in Italia, avevamo e ci sono dei lavori, però non si capisce se c'è la volontà vera di portarli avanti, di portare avanti un discorso imprenditoriale, di fare impresa. A parlare un ingegnere che in Coggia riveste il medesimo ruolo ricoperto nella vecchia Mantovani, cioè quello di direttore commerciale per l'estero. Il suo racconto è sintomatico del dramma che si sta consumando da mesi. Tutti i cantieri aperti in Romania, Albania, Irlanda, nelle potenzialità sia della vecchia Mantovani che di Coggia sono abbandonati. E quindi il vero dramma non è quello che può accadere adesso, ma quanto potrà accadere nel futuro. Per questo stamani è andato in scena un nuovo presidio dei lavoratori di 4 ore all'ingresso del terminal passeggeri di Fusina. Intanto rivendichiamo le retribuzioni perché i lavoratori ne hanno bisogno. Stiamo chiedendo un tavolo all'unità di crisi per far sì che la Mantovani, o meglio chi è subentrato alla Coggia Mantovani, garantisca dei nuovi cantieri per dare occupazione a 90 famiglie del nostro territorio. 3 mensilità arretrate, 4 con la 13ª, una situazione insostenibile che preoccupa. Da quando è iniziato già ad agosto l'affitto della nuova azienda e questa Coggia Mantovani, le promesse sono state tante ma i fatti sono stati veramente pochi e c'è il futuro dei lavoratori per quanto riguarda le retribuzioni ma anche il futuro del lavoro che ci preoccupa. Erano 116 lavoratori, oggi sono 85, chi è andato via ha tentato il ricollocamento per garantirsi un futuro migliore. All'azienda si chiedono fatti, alla Regione la convocazione di un tavolo sul lavoro. Invieremo una richiesta di convocazione all'unità di crisi e lì formalizzeremo le nostre richieste, ovviamente il pagamento degli stipendi e noi in quel tavolo chiederemo un piano industriale perché abbiamo bisogno di capire quale sarà il futuro per questi 85 dipendenti. In attesa di risposte i lavoratori sono costretti a rinunce perché far quadrare i conti senza stipendio comincia ad essere complicato. Bollette arrivano ogni giorno, uno deve saldarle, non abbiamo stipendi già da Natale, come possiamo andare avanti? Vive la giornata, non è facile per chi ha una famiglia, per chi ha degli impegni, come tutti, insomma, il mutuo e le spese per andare al lavoro, perché oltretutto molti di noi vengono da fuori, non è che siamo tutti padovani, e dunque tutto è complicato. Bisogna capire qual è la filosofia finale, bisogna capire fino a che punto c'è un accordo o no tra la vecchia Mantovani e la nuova Coge, bisogna capire qual è lo scopo di questo affitto del ramo d'azienda. Credo che alla fine chi ci rimetta sempre sono i lavoratori come noi. E è una ferita indubbiamente nel cuore della città, il cubo vuoto della Rinascente ormai chiusa a Padova. Chiusa con un giorno d'anticipo, le dipendenti della Rinascente sono state avvisate con una telefonata di non presentarsi più al lavoro, vedendo sfumare così il pagamento anche dell'ultimo festivo. Le saracinesche abbassate, cala il sipario sulla Rinascente, l'ultimo atto, la chiusura ufficiale di questo stabile che si erge in centro a Padova e che ora rimarrà vuoto.
C'è ancora chi si ferma incuriosito e incredulo alla vista del cartello di chiusura, dietro le facciate tappezzate, gli ultimi portaabiti, le casse spente, gli scaffali vuoti e le storie dei 38 dipendenti e 25 addetti che non hanno più un lavoro. L'accordo sindacale firmato in regione prevede che riceveranno dalle 12 alle 18 mensilità. Se tutto va come vorremmo, con l'outplacement che adesso loro hanno, dovrebbero essere ricollocate già nei prossimi mesi. Se non dovesse funzionare, ovviamente noi manteniamo l'impegno di sederci al tavolo con i nuovi marchi che subentrano per chiedere che siano assorbiti gli esuberi che non hanno trovato ricollocamento nel frattempo. Dopo 20 anni di presenza in città, la Rinascente era diventato un luogo dove i padovani si davano appuntamento. Ora il grande stabile dovrà subire lavori di sistemazione interna. Entro fine d'anno il palazzo di Piazza Garibaldi potrebbe trovare nuovi inquilini, ma ancora non c'è nulla di certo. Noi abbiamo tutto l'interesse a far sì che non rimanga uno spazio vuoto e in disuso in centro. Al tempo stesso la proprietà ha tutto l'interesse a incanalare l'affitto, quindi stiamo lavorando tutti per fare il prima possibile. Ci sono però dei lavori abbastanza importanti, perché viene ristrutturato un po' l'interno dell'immobile, per cui sì, dovremmo avere pazienza per diversi mesi. Parliamo di rifiuti abbandonati, ma che dovevano essere consegnati ai bisognosi, perché non erano in origine rifiuti. Dopo la pausa.